Loretta Bologna, assessore al turismo del comune di Asti. Ci troviamo in questo bellissimo palazzo, mai troppo valorizzati i palazzi di Asti, questo bisogna dire la verità, e per presentare un evento. Intanto diciamo come si chiama questo evento. Allora, l'evento si chiamerà proprio Mille Profumi, nel senso che l'idea comunque del profumo del tartufo, di tutte le eccellenze del vino che vengono presentate all'interno delle nostre residenze storiche. In questi anni Asti ha recuperato un patrimonio museale non indifferente, ci sono delle residenze che hanno il grande vantaggio di affacciarsi tutte su un unico corso, che vanno da Palazzo Ottolenghi, la Sala degli Specchi dove siamo adesso, a Palazzo Mazzetti, a Palazzo Alfieri. Ognuna di queste residenze verrà utilizzate per accogliere due prodotti importanti, tartufo e vino, che devono viaggiare, diciamo, sullo stesso livello. Attraverso questo primo evento organizzato insieme ad Alba avremo la possibilità di comunicare, di fare una sorta di marketing territoriale, di fare la comunicazione su quello che è la presenza del tartufo e del vino ad Asti, e potremo avere una visibilità internazionale. Senta, questa sinergia con Alba allora continua nel segno di una, diciamo così, solidarietà di valle. Non avete paura di perdere la vostra identità, assessore? Questa è una domanda cattiva. Allora, la nostra identità sicuramente non la perderemo, anche perché io penso che noi, Asti ed Alba, siano concorrenti, nel senso che corrono insieme per poter valorizzare un unico territorio. Grazie al riconoscimento UNESCO, noi abbiamo avuto un grande, un riconoscimento importante per la nostra identità territoriale. Il turista che viene non sa se viene in provincia di Asti o in provincia di Cuneo. Anche noi, quando siamo turisti, non sappiamo magari in che provincia siamo, abbiamo l'identità di un territorio, quindi il mettersi insieme sicuramente ti consente di avere anche le risorse sufficienti per poterti promuovere a livello internazionale. Il senso della cosa è questo, e il fatto che utilizziamo le nostre residenze storiche, al di là di magari prima si potevano usare tensostrutture, ok? Secondo noi valorizzano tantissimo questi due prodotti, quindi è come uno scrigno che racchiude due gioielli importanti.